Insieme ad altre menzioni che quest'anno abbiamo pensato di dare, in tutto sono 5, ce n'è una importante per noi sul piano istituzionale, ma soprattutto per l'impegno che c'è stato da sempre da parte del oggi Presidente del Consiglio regionale Gennaro Oliviero, ma già da prima da consigliere regionale, ma anche da cittadino, di essere estremamente persona sensibile alle fragilità diffuse e soprattutto verso le forme estreme di fragilità, che l'ha portato anche a essere attento e promotore, firmatario in Regione Campania della proposta di legge del dopo di noi, e pensare e sostenere una legge del genere, che è stata anche antesignana di un percorso poi nazionale, ha dato l'input a noi di pensare ad una menzione speciale per lui. È in questa fase l'attività che fa l'Associazione della Grana, come tante altre associazioni, è un'attività pregevole. Le istituzioni in questa fase devono fare ancora di più rispetto ai tempi normali. L'Associazione Melagrana è un'associazione impegnatissima in questo settore, mi fa piacere che loro hanno menzionato me, ma loro fanno loro un grande lavoro. C'è una legge regionale e una nazionale, è chiaro che a questa legge adesso c'è bisogno di fare i contenuti, è un contenitore, bisogna fare i contenuti, mettere insieme i promotori del territorio, le associazioni, le aziende sanitarie locali, il terzo settore, tutto ciò che si muove per poter poi rendere concretamente questa legge efficace sul territorio.